Streaming sta per iniziare. Lo streaming sta per iniziare. Lo streaming è iniziato, mi dice. Ma io devo sistemare il cellulare, se no. Allora, salve care amiche ed amici. Salve a tutte e tutti voi. Qua comunico a un mio amico che mi segue, Alessandro Arcangeli, sono in live, glielo comunico in Facebook. Già nella mia scorsa live vi ho detto che sono presente nei social forum e io non pretendo di essere pagato, non voglio essere pagato. Qua c'è gente che visita le mie pagine di Facebook. Allora, mi raccomando, se il tema di oggi lo trovate accattivante, vi piace, cioè in poche parole, mi raccomando di condividere il video in modo che anche altri possano commentarlo. Ma mi raccomando di lasciare i commentari sotto il video. Parlerò di questioni di filosofia pratica in questo video, perché ho parlato più volte di questioni di filosofia teorica, ma la gente mi richiede delle applicazioni pratiche. E io faccio dei video non tanto per esporre quali sono le mie idee al riguardo. Claudio Wolf, ciao, oggi è arrivata la notizia che abbiamo un governo. Ah, finalmente, speriamo che poi il governo governi e che il governo funzioni, perché ci sono state volte in cui non si è potuto governare, come è successo a Berlusconi, che nel 94 Bossi, alleato esterno, gli ha tolto la fiducia, o Prodi con Bertinotti e Mastella. Speriamo che riescano a fare qualcosa. Allora, Claudio Wolf, caro amico, dopo, quando finisce il live, se c'è dei commenti o anche adesso durante il live, ti invito a partecipare. Adesso, siccome molti mi chiedono di iniziare col classico "che tempo che fa", facciamo contenti tutti. Allora, fanno 74 gradi Fahrenheit giovedì 31 di maggio, quindi l'ultimo giorno del mese, e sereno, stiamo a Roma naturalmente, 21 e 18, umidità 73%, precipitazioni 0%, vento 6 miglia per ore. In gradi centigradi, 23 gradi centigradi, vento 10 km/h. Allora, io faccio questo video, ecco, gli correggo il titolo, vediamo se l'accetta il titolo più lungo. Ormai non gli metto nulla in descrizione a parte il titolo stesso. E poi licenza Common Creative Attribution. Vabbè, forse metterò qualcosa in descrizione, ma come avrete visto dal titolo che ho corretto e anche dalla descrizione, parlando dell'amicizia, la fiducia ed il tradimento, aspetto i vostri commenti. Cioè, vi invito a commentare tanto adesso nella chat come dopo. Degli Higgins Love Live, buonasera. Buonasera degli Higgins Love Live. Vi invito a commentare, quindi commentate sotto il video, condividete il video affinché anche altri possano commentare. Perché un amico, non so chi, mi ha detto che oggigiorno l'amicizia non esiste più,
sono tutti interessati, che non c'è fiducia negli altri e che ti tradiscono. Quindi voglio dire, che si deve intendere per amicizia? Esiste un'amicizia interessata o è un'altra disinteressata o l'amicizia è sempre interessata? Bene, secondo alcuni l'amicizia deve essere disinteressata. Secondo Friedrich Nietzsche, uno scrittore e filosofo tedesco, bisogna diffidare delle persone disinteressate. Perché se realmente non gli interessa niente, non gli interesserà niente neanche di te. Quindi, secondo Nietzsche, non è vero che l'amicizia debba essere disinteressata, ma che le persone debbano avere dei giusti interessi. Cioè, mi spiego bene, ci sono le persone che sono interessate a te e quindi che si preoccupano di te, e ci sono delle persone che invece sono interessate a quello che tu hai. Oppure sono invidiose di qualche tua qualità. Quindi una persona che è veramente un amico dovrebbe essere interessato a te, al tuo benessere, preoccuparsi di te. Una persona che magari gli puoi chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte se hai un problema, anche alle 3 del mattino, un'emergenza. Un vero amico è una persona che non ti critica mai, che non ti giudica mai, che ti comprende, che se ti critica lo fa in maniera costruttiva per il tuo bene, che non si mischia in cose che non lo riguardano, a meno che non ti può aiutare per superarti. E quindi io credo che questo concetto di amico, sia di un amico interessato al tuo benessere, alla tua qualità della vita, a elevare il tuo spirito, la tua morale. Che un amico totalmente disinteressato sia un po' più un amico menefreghista. Quello che a volte si dice ordinariamente è che l'amicizia non deve essere interessata, nel senso che l'amicizia non si aspetta nulla in cambio. Quello sì. Cioè, ripeto, ci sono delle persone che si spacciano per amici ma sono interessati a quello che hai, oppure a stare accanto a te perché hai delle qualità intellettuali, morali. Perché sei famoso, allora quelli sono gli amici interessati. Ma l'amicizia è molto importante e purtroppo si sta perdendo perché si sta perdendo la fiducia nel prossimo. Quindi che cos'è la fiducia? È il dare credito a altre persone senza che abbiano ancora fatto nulla per doverle giudicare in base a dei criteri prestabiliti, perché il giudice nella corte esamina quelli che deve processare in base al codice delle leggi, che sono già dei criteri di giudizio prestabiliti. Se uno entra in una qualsiasi categoria che ha trasgredito norme e leggi civili e penali, allora è sentenziato, è giudicato. Quindi la fiducia è non passare per il proprio giudizio gli altri. Purtroppo viviamo in un'epoca di tanta diffidenza che stiamo sempre a giudicare gli altri e non gli diamo la nostra fiducia, perché molte volte magari ci hanno tradito. Allora non vogliamo passare per le stesse esperienze. Quindi, come dire, quella è la fiducia. Il tradimento consiste nel tradire la fiducia di un'altra persona che ci credeva amici. Quindi, quante volte ci hanno tradito anche per delle stupidaggini? Amicizia, fiducia e tradimento stanno in combutta. Non puoi essere amico di un bugiardo. Ti consiglio di non essere amico di un narcisista, come diceva Massimo Tamarasco in un live che ho visto ieri, e non puoi essere amico di un narcisista perché spesso è bugiardo, tradisce
non ti puoi fidare di lui e non è un vero amico. Quindi ci sono delle personalità, come lui diceva, borderline, anche se magari non sono narcisisti, però hanno delle patologie, magari non è colpa loro, magari sono degli schizofrenici. Buonasera Duccio Barbacani, buonasera, grazie per il maestro. Allora Duccio Barbacani, che ne pensi di questo tema che mi ha proposto un nostro amico? Adesso io stavo cercando nei commenti chi mi ha parlato, chi mi ha proposto questo tema. Non so se il ricottato che sognava, non so, se ma chi cazzo fu, non so. Però mi propose di parlare dell'amicizia, della mancanza di fiducia, del tradimento. E quindi Duccio Barbacani, che ne pensi tu? Che cos'è la vera amicizia? Come si fa a riconquistare fiducia nel paese e nella società e nel prossimo? E che cos'è il tradimento? Perché a volte chi ci tradisce sono le persone più vicine a noi, che riescono appunto a carpire la nostra fiducia. E quindi mi ritrovo a parlare oggi, che ho del tempo disponibile per fare questa live di venerdì, no, giovedì, perdonate, giovedì, io sto un po' sfasato, giovedì faccio questa live perché c'ho tempo, già sto in aria da 12 minuti, ma vorrei che tutte e tutti voi mi diceste delle vostre esperienze, riguardo l'amicizia, la fiducia e il tradimento. Se avete avuto delle buone o delle cattive esperienze, che insegnamento ne avete tratto? Comunque qua, tanto per leggere un commento a caso, il ricottaro che sognava mi diceva in un video, Duccio Barbacani, chi trova un amico trova un tesoro. Mi viene in mente il film di Bud Spencer e Terence Hill, chi trova un amico trova un tesoro. Loro si ritrovarono in un'isola sperduta dell'arcipelago delle Ryukyu, di cui fa parte Okinawa, e si erano incontrati con un soldato giapponese che non sapeva, 20 anni dopo o 30, che era finita la seconda guerra mondiale, e trovarono dei soldi, più di 100 milioni di o un miliardo di dollari. E il giapponese gli disse: ah, ma tanto quei soldi sono tutti finti. Allora Terence Hill gli disse a Bud Spencer: guarda, dobbiamo fare una buona azione, chiamiamo la marina militare degli Stati Uniti e facciamoli portare via, perché possono essere pericolosi se vanno nel mercato, no? E Bud Spencer faceva sempre le solite smorfie. Allora chiamano i soldati, arrivano con gli elicotteri e gli dà una pacca sulla spalla il soldato a Terence Hill, dicendogli: grazie che ci avete avvisato, se no sarebbe stato veramente tragico per il nostro paese. E lui gli ha detto: sì, Terence Hill, no? Gli ha detto, gli ha risposto, perché quei soldi finti sarebbero finiti sul mercato mondiale e avrebbero fatto perdere molto denaro alla gente. No, gli ha detto il soldato, erano proprio veri, noi abbiamo fatto credere ai giapponesi che erano finti perché non li prendessero dal bunker americano. E allora lì si vede il grugno, no, di Bud Spencer, che ci è rimasto male, no, perché avrebbero potuto prendersi loro i soldi, no? E poi mi sembra che si è messo a rincorrere a Terence Hill, che gli ha detto:
tanto chi trova un amico trova un tesoro. E loro avevano creduto che erano finti e quindi si sono fatti portare via. Però no, a parte scherzi, a parte questa digressione di film degli anni 80, credo, o 90, chi trova un amico trova un tesoro, soprattutto al giorno d'oggi, perché viviamo con tanti problemi economici, come ci commentava il nostro amico Hai visto i video di Jung, signorino? No, ossia, mi sembra che qualcuno sì, poi alla fine ho visto un canale, non so che canale è, dove me l'hanno segnalato, dove parla Mattarella, che il canale non mi ricordo come si chiami, però ecco il commentario del Ricotaro che sognava, che volevo commentare, però adesso faccio il video. Puoi dirlo forte, meglio prenderla a ridere. Qui va tutto a rotoli e nel frattempo la situazione lavorativa è sempre più tragica. Questo commentario di 2 giorni fa. Ho inviato così tanti curriculum che mi pare di fare volantinaggio anziché ricerca del lavoro. Scusate se ho detto che mi ha dato questo commentario. Tanto è pubblico, ma non vorrei sembrare indiscreto. Poi ai colloqui sembrano incoraggianti. Dicono che ti chiamano, ma poi nessuno si fa vivo. Non so più che fare. Il bello è che dovrebbe essere una repubblica fondata sul lavoro. Ma quale lavoro? Ormai è diventato un privilegio avere un lavoro. Che razza di paese? Il canale... Ah no, è del punitore che ha caricato il video. Comunque sì, mi sembra che il canale di Jung Signorino, non mi ricordo, io ho visto un video. Non so se è proprio di Jung Signorino. E dopo commenterò il Ricotaro che sognava. Veramente sono contento che oggi si è fatto il governo, ma bisogna vedere adesso che faranno, perché a me sembra che sotto sotto stanno tutti d'accordo, che non cambieranno mai le cose. Comunque vediamo se parte questa terza repubblica, come ha detto Di Maio. Ma i problemi dell'amicizia rimangono. Tradimento e sfiducia. Forse dovrei cambiare il titolo, ma... Visto che sono un po' pessimista, cambio il titolo per sapere voi che ne pensate. Basta mettere una S e il gioco è fatto. Vediamo un po', sembra che non è... Ecco qua, l'impostazione nuova. Parlando dell'amicizia, la sfiducia ed il tradimento, aspetto i vostri commenti. Voi che ne pensate di tutta questa sfiducia e di tutti questi tradimenti? Che siano soprattutto problemi economici a svilire le relazioni umane, i rapporti interpersonali. Perché manca così tanto l'amicizia ai giorni nostri? Si potrebbe dire come Gabriel García Márquez. Lui scrisse l'amore ai tempi del colera. E noi potremmo dire la mancanza di amicizia nell'epoca dei social forum e dei social network. Perché oggigiorno è più facile avere amici virtuali o digitali che di persona non hai mai frequentato e quindi che non potrei mai sapere come sono realmente, che non avere degli amici veri. Io da giovane, da adolescente, avrò avuto massimo 20 o 30 conoscenti e 5-10 amici veri. E con tutto frequentavo 30 o 40 persone, non di più. Escludendo quelli che si trovavano nel ginnasio, nel dojo dove andavo a fare karate, escludendo le persone che conoscevo perché andavo nella libreria a comprare libri, andavo a fare la spesa. Allora sono tutti conoscenti, non amici. Difficilmente amici. Prendi l'autobus, vai a Roma, in autobus e magari conosci le stesse persone perché alla stessa ora viaggiano
insieme a te le stesse persone. Nella metropolitana arrivavo a prendere l'autobus, arrivavo alla metropolitana di Acilia e poi da Acilia andavo a Ottaviano, dove scendevo alla piramide, per esempio, o a Ottaviano, e a volte mi accompagnavano in tutto il tragitto le stesse persone, dall'autobus che partivo da Castel Palocco fino a Acilia. Lì montavamo insieme sul trenino della metropolitana, che in parte faceva un percorso scoperto. Passavamo per la piramide, poi magari scendevamo a Ottaviano. Erano le stesse persone che viaggiavano insieme a me, gli stessi giorni, agli stessi orari. Se viaggiavo in un orario differente, in un altro giorno, viaggiavo con altri. Quindi frequentavo molte persone, conoscevo molti, ma di veri amici pochi, comunque 30. Adesso siamo in un'era in cui, per esempio, qua mi stanno messaggiando come pazzi in Facebook, mi hanno chiesto di entrare in un gruppo. Io entro anche se in russo e non so di che stanno parlando, capito? Anni Reichert ti ha invitato a mettere mi piace a questa pagina. È una pagina scritta in russo e frequentata da russi, urca. Poi mi hanno invitato Lorenzo Tomezzoli, mi ha invitato e mi ha inviato un poke. Quindi vedi come siamo connessi. Io in Facebook, guardate bene, c'ho 1186 amici. E hai capito? Io in Facebook ho 1186 amici. Dire che ne conosco due o tre di persona, se non 10, è pure troppo. Ma ho 1186 amici. Poi in qualche parte c'è scritto che a seguirmi sono solo 26 di quei 1186 e io ne conoscerò 6 o 10 di persona. Capito come funziona? Oggigiorno siamo tutti amici. Però, come dire, ho messo la mia nuova foto di profilo ed è piaciuta 1, 2, 3, 4 a 28 persone, escluso me. Cioè, di quelle 28 persone non conosco nessuno. E così, cioè, in questo mondo pieno di amici che c'ho in Instagram 2000 amici che mi seguono, in Twitter 8600 amici che mi seguono, in Facebook 1200-1100 amici che mi seguono, in YouTube più di 1000 amici che mi seguono. Magari sono tutte persone differenti, però non sono amici con i quali ho frequentazione neanche virtuale. Magari neanche ci contattiamo. In quest'epoca di tanta amicizia virtuale, forse si è perso il vero senso dell'amicizia reale. E quindi c'è, paradossalmente, nel mondo reale abbiamo sfiducia e tradimento. Eppure sentiamo di avere tanti amici perché abbiamo tanti contatti nelle reti sociali. Voi che ne pensate di questa contraddittorietà dei tempi moderni? Prima, conoscendo solo 20 o 30 persone e non frequentandole tutti i giorni e avendo solo 2, 3 o 5 amici intimi, sapevamo di essere soli. Ci potevamo lamentare della nostra solitudine perché era nuda e cruda. Adesso c'è la solitudine virtuale e la solitudine reale. La solitudine reale è quella di non conoscere delle persone nel mondo reale. La solitudine virtuale è di chi non ha contatti e ci sono molte più persone che si sentono sole perché non hanno migliaia di contatti e di followers, di seguaci, che non perché non hanno amici reali. Ma vi rendete conto il grado di pazzia che ci sono delle persone che hanno commesso suicidio perché non li seguiva nessuno nelle reti sociali, ma avevano un sacco di conoscenti e amici nella vita reale. Eppure si sentivano falliti perché nel mondo virtuale non avevano amicizie. Cioè, nel mondo virtuale, sì, nel mondo virtuale non avevano amicizie, non avevano seguaci, non avevano contatti, che amicizie. Io ho 8000 persone o più in Twitter.
andate a vedere, vediamo come sta messo il mio Twitter. E track, ecco qua, andate a guardare il mio profilo di Twitter. Marco Pesci, hola, hola Marco Pesci, scusa se ti saluto adesso, ma ero preso dal mio dialogo. Andate a vedere il mio Twitter, se mi volete contattare mi potrete contattare in Twitter anche, ma io c'entro poco. Andate a vedere che io, vediamo un po' che qua, vabbè, momenti. C'ho la bellezza di 8.109 amici in Twitter. La bellezza di 8.109. Non so se ho ricevuto 43.745 mi piace. E sto seguendo 8.124 persone, quindi, perché molte volte ti seguono, tu li segui e poi non ti seguono più, quindi ogni tanto devo con un programma, con un sito internet. Ciao, ti ascolto Marco Pesci, stai dicendo la sacrosanta verità, purtroppo non c'è più il gusto di uscire di casa ed andare a suonare un campanello di un amico per uscire insieme. Esatto, perché ormai ci si è virtualizzati così tanto. Io prima conoscevo poche persone, ne frequentavo meno e avevo pochi amici, però erano amici. Comunque anche il frequentare persone, ne frequentavo tante. Per esempio andavo a Roma, prendevo a Casal Palocco o nell'Azza l'autobus, andavo fino alla metropolitana di Acilia e poi scendevo alla Piramide o a Ottaviano o a Piazza Repubblica, Clodio, eccetera, dove dovevo andare a Roma. Io mi ricordo che si faceva dei gruppi senza volerlo, perché ci ritrovavamo tra le stesse persone che viaggiavamo insieme. Se andavo gli stessi giorni della in determinati giorni della settimana, in determinati orari, mi incontravo con delle persone che magari andavano anche loro a Ottaviano o a Cinecittà, e quindi facevamo tutto l'itinerario insieme, addirittura cambiavamo i mezzi insieme, l'autobus, la metropolitana che viaggiava scoperto da Acilia a Roma, poi cambiavamo la linea a Eur, per esempio, oppure già arrivavamo alla Piramide, adesso non mi ricordo come si faceva, e da tanto tempo che non viaggio più in metropolitana, e poi perché ormai dicono che se ne vedono di tutti i colori in metropolitana, allora viaggio più in autobus la volta che vado a Roma, conviene più andare in autobus. Nel sottosuolo non te lo consigliano. Allora io avevo dei conoscenti e delle frequentazioni di mezzi pubblici, perché poi alla fine addirittura ci sedevamo, trovavamo libero negli stessi seggiolini, negli stessi sedili, e quindi ci mettevamo a parlare delle stesse cose. C'erano giorni della settimana che mi incontravo con un anziano che assomigliava molto a Mario Circello e che parlava sempre dell'Apocalisse, stava fissato, la recitava a memoria. E poi io gli ho detto un giorno: ma lei è credente? No, sono ateo. Ma lo sai, no, i pazzi escono a quest'ora di casa, alle 15, alle 14, quindi era un pazzo, era un pazzo divertente, recitava tutta l'Apocalisse a memoria, ma era ateo.
e si è perso questa comunicazione sociale, si è persa anche perché si vive in città sempre più insicure, con violenza, non puoi uscire di notte, i pestaggi. Adesso ascoltavo in televisione il caso di Cucchi, no? Come lo hanno pestato, come lo hanno ucciso solo per dell'erba, del fumo. Addirittura alcune forze dell'ordine, e non tutti, ma ci sono degli agenti, degli uniformati, che sono un pericolo pubblico. Quindi uscire di casa è un problema. La gente ti dà sfiducia perché ti tradisce. Allora, caro Mario Pesci, poi se potrai sotto il video lascia dei commenti. Perdono. Parlando dell'amicizia, tu cosa ne pensi? L'amicizia, la sfiducia ed il tradimento. Oggigiorno queste cose sono cambiate molto o viviamo sempre nello stesso mondo? E a noi ci sembra che le cose sono peggiorate perché è diminuito il nostro spirito di sopportazione. Perché io magari non pensavo tanto a queste cose quando ero giovane. Certo, non dico che non ho avuto degli amici figli di buona donna, non dico che a me non mi abbiano tradito la fiducia, quindi che non ho conosciuto sin da giovane, sin da più tenera età, il tradimento e la sfiducia. Anche se adesso ho molti più anni, però forse la nostra sensibilità, la nostra sfiducia al prossimo e la nostra temerarietà di essere temerosità di essere traditi è aumentata molto. Forse adesso ci rincresce di più essere traditi perché magari sono passati gli anni, oppure perché ormai è la norma il tradimento. L'amicizia interessata in quello che hai, perché un amico vero è sempre un amico interessato, diceva Friedrich Nietzsche, caro Mario Pesci, Marco Pesci, perdono, caro Marco Pesci. Io ho esordito dicendo ciò che diceva Friedrich Nietzsche: un amico interessato, un vero amico è un amico interessato, è sempre un amico interessato, però è interessato a te, al tuo benessere. A cosa pensi, a cosa senti, a cosa provi. Un amico interessato è un amico al quale puoi chiamare a qualsiasi ora del giorno o della notte perché è interessato al tuo benessere. Quello è un vero amico, un amico interessato a te. Invece, usualmente nella gerga colloquiale comune, si definisce un amico interessato un amico che è interessato unicamente a quello che tu hai, a quello che tu per esempio possiedi, oppure un amico interessato è un amico invidioso, geloso delle tue qualità morali, della tua bellezza, della tua ricchezza o del fatto che hai un rosario color turchese, anche se non è di turchese, è interessato ai tuoi oggetti di valore, anche se non hanno un valore elevato, o perché sono degli oggetti strani, rari, e che lui non avrà mai perché non si trovano nel mercato che hai fatto tu stesso artigianalmente. Quindi l'amicizia vera non è che è disinteressata, ma è interessata all'altro. Per esempio, noi ci possiamo riunire per interessi, nel senso che se amiamo molto la lettura di libri filosofici, allora faremo amicizia con persone alle quali piace a loro volta leggere libri filosofici. Quindi non sta male, grazie per il quarto like, non sta male leggere insieme libri filosofici ad altre persone e quindi essere interessatamente amici di persone che o siano dei filosofi o si interessino di filosofia. Ci sono delle amicizie positivamente interessate. Per esempio, Marco Pesci, sei saggio, ora devo salutarti che devo guidare. Ciao, ciao, buona guida. Mi raccomando, sii prudente perché oggigiorno non solo bisogna stare attenti a come guida uno, ma anche e soprattutto come guidano gli altri. Buon viaggio. Grazie di avermi seguito. E dicevo,
e grazie del like. La vera amicizia è sempre interessata, ma interessata a quello che fa l'amico, ai suoi interessi, al suo benessere, non al propri interessi, altrimenti non è un'amicizia, è una frequentazione interessata. Capito? La vera amicizia è quello. Dunque, ricapitolando, sono 35 minuti che stiamo in live, non voglio trattare di altri argomenti e facendo un altro live, perché dovrei tagliare questa diretta, editare un altro live. Comunque, vi do un bonus. Speriamo, perché io fino adesso ho fatto da Cassandra del malaugurio, che finalmente si riesca a fare un governo, che non si faccia il governo tecnico e che trovino la maniera di governare questo benedetto paese, perché altrimenti non solo il paese, ma anche tutti noi con il potere d'acquisto stiamo perdendo soldi, stiamo perdendo una barca di soldi, e quindi questo non può andare bene, non può andare assolutamente bene. Speriamo che facciano questo governo. Un momento, che c'ho il mio cagnetto. Poi vediamo se riesco a trovare un libro, che come al solito quando li cerco non li trovo mai, ma quando non li cerco li trovo, perché poi fra l'altro in questi anni ho dovuto spostare un po' di cose. Ho cambiato il posto alla biblioteca delle cose e mi ritrovo con che in pratica i libri non stanno più nel loro posto. Però era un libro interessante. Peccato. Eccolo qua. Molti mi dicevano che se non si riuscì, non si sarebbe riuscito a fare un governo, bisognava fare una rivoluzione, oppure bisognava fare comunque una rivoluzione per cambiare l'attuale stato di cose. Vabbè, ideologicamente si può comprendere che la disperazione arrivi a voler fare una rivoluzione, però non ci scordiamo che negli anni del dopoguerra c'è stata una guerra civile in Italia, c'è una rivoluzione negli anni del dopoguerra, e questo lo dico a tutte e tutti voi che siete giovani, ma anch'io nel dopoguerra non ero nato, perché sono nato nel 69. Quindi c'è questo libro che l'ha scritto Giorgio Pisanò, edizioni Pidola, e Giorgio Pisanò, che guardate come si intitola: Sangue chiama sangue. Come vedete qua, un gruppo probabilmente di civili e di partigiani che hanno trucidato uno che forse è stato sospettato di essere fascista, o forse è stato un collaboratore dei fascisti. Quindi
il sangue che hanno versato nel regime fascista ha chiamato il sangue che poi verseranno i partigiani nelle vendette del post guerra, che ci sono stati poi in una serie di attentati che hanno sfociato negli anni di piombo, perché tutte quelle vendette hanno continuato a esistere anche dopo che la guerra, ecco qua l'unità nel 43, traditori fascisti giustiziati, pubblica l'unità nel 43. E poi tutta questa storia si ripeterà anche dopo il 45. Con morti da entrambi i bandi. Per esempio, gli anni di piombo 60, 70, anche 80, estrema destra, estrema sinistra armati. Quindi, come dire, c'è proprio da auspicarsi che non venga una rivoluzione per cambiare la politica in Italia, perché guardate a che cosa porta, guardate all'abbruttimento di tutta questa gente, tanto dei carnefici che a loro volta sono stati vittime del regime fascista, che si sono ridotti anche loro ad aguzzini, e come di quello che sarebbe stato il loro cugino, guardate come è stato umiliato, torturato e ucciso, come magari molti di loro. Quindi io qua non vedo né fascisti né comunisti, io qua vedo solo cittadini italiani che si scannano gli uni agli altri. Secondo quale logica? Secondo quale criterio? Siamo fratelli d'Italia tutti quanti o ci dobbiamo ammazzare tra di noi? Queste categorie assurde, astratte, create dall'uomo, per esempio categorie etniche, regionali, differenziarci per città, per appartenenza ideologica, politica, religiosa, nord-sud, che ancora ci sono delle discriminazioni geografiche assurde, viviamo come nel medioevo e la gente si uccide per questioni per esempio legate allo sport, soprattutto a quello più massificato, il calcio. Si uccidono fra tifosi di calcio ancora oggi, e tutto questo perché è assurdo. Guardate l'abbruttimento al quale ci si riduce in una guerra civile, in una rivoluzione. Se la gente si deve abbrutire così a livello di carnefici, che povertà, che miseria interiore alla quale si arriva, è quello che vogliamo per cambiare il paese? Questo lo dico a tutti quelli che dicono ci vorrebbe una rivoluzione per cambiare le cose. Ecco, ti riduci a essere un carnefice, un torturatore, un perverso, un sadico, a perdere la tua ricchezza interiore, la tua pace mentale. È quello che vuoi? È quello che volete tutti coloro che vogliono una guerra civile per cambiare le cose, perché la casta politica non va bene? Allora evviva la guerra civile. Guardate che cosa succede, guardate come si imbruttisce la gente. Farò un altro video sul tema, ma forse con questo ho detto tutto. E non so se mettere il video nell'angolo letterario, ma farò un video parlando di questo, perché non ho voluto fare un altro live. Con uno basta. Se siete arrivati a vedere il video fino a questo momento, avrete visto anche questa parte. Oggigiorno non vanno più di moda le rivoluzioni violente, le rivoluzioni omicide, perché tanto
dopo la rivoluzione francese, che di cui si è perso il controllo, oggi c'è FB. Chi è FB, Duccio Barbacani? Dopo la rivoluzione francese, di cui si è perso il controllo, è venuta l'epoca del terrore, il regno del terrore di Robespierre, perché non riusciva a controllare la rivoluzione. È venuta la restaurazione di Napoleone Bonaparte, quindi Francia è diventata più conservatrice che mai e hanno avuto un impero. Cioè, vi rendete conto che Napoleone Bonaparte si è incoronato imperatore, si voleva incoronare imperatore, poi ha perso, è andato in esilio la seconda volta, è morto, eccetera, ed è rimasto Napoleone III al governo. Napoleone III, non so se c'è stato Napoleone II. Quindi, dopo la rivoluzione francese, che si voleva cambiare il mondo, si voleva cambiare tutto, ma è sfuggita di controllo la violenza, si ghigliottinava così tanta gente, che è venuta l'epoca del terrore. Quindi la vera rivoluzione non passa mai per la politica, per l'economia, per la finanza, per la religione. Ma la vera rivoluzione passa per la coscienza, come diceva Reinisch, la rivoluzione interiore, cioè la rivoluzione della mente, della presa di coscienza, di migliorare la propria coscienza. E quindi attraverso la meditazione, una presa di coscienza migliore, passa la vera rivoluzione. Bisogna essere più razionali, più logici e poi non chiedersi sempre che può fare lo Stato per me, ma che dobbiamo fare noi per lo Stato, perché in realtà lo Stato siamo tutti noi, non la casta politica. E con questo vi saluto e vi lascio alla prossima.